Baldassare, ma anche un editore, Gaetano Armedio, che ha creduto e fa bene, insomma, si vede che è una persona di, anche se porta gli occhiali, ma riesce a guardare, lui. Guardami in alto. E quindi accolto nella preparazione, nella professionalità, soprattutto nell'autorevolezza del dottor Baldassarre, quelle che sono le caratteristiche per fare anche un bel business legato al vino, al libro del vino. Beh sì, è stata. Io ringrazio veramente la Espuglia per questa nuova opportunità che ci ha dato quest'anno, di scoprire un pezzo di mosaico, che poi è quel mosaico che, come dire, rende la nostra Puglia straordinaria. Un mosaico fatto di colori, di profumi, di sapori, di tradizioni. E quindi quando si tratta di tirar fuori, perché noi siamo bravissimi noi pugliesi a tirar fuori dallo scrigno questi tesori inestimabili, ineguagliabili, per i quali il mondo in qualche modo ci segue ed è disposto a condividere con noi questi momenti di convivialità come può essere quello di oggi. Quindi il fatto di aver letto e toccato con mano questa leggera chicca che avevamo nascosta è stato per noi una grande sorpresa, ovviamente un momento di orgoglio anche dal punto di vista editoriale. Grazie ancora alla Escool. L'attività editoriale da scrittore di Peppino Baldassarre è nota, nel senso che tutte quelle che sono le pubblicazioni dedicate ai vini e ai vitini e al mondo del vino della nostra regione trovano lui.